mi piace sottolineare che la direzione è autonomia e cultura. Questo è un progetto che è stato fortemente voluto da questa direzione, e all'interno di questo progetto Regione Lombardia si è fatta valere con le sette regioni e le sette nazioni e le oltre 40 regioni che compongono EUSALPA. Il tutto per un rilancio delle zone montane, per supplire allo spopolamento. Ma perché ho fatto questo riferimento all'autonomia? Perché mi chiedo, se Regione Lombardia avesse veramente quell'autonomia che abbiamo chiesto, che il popolo lombardo ha chiesto il 22 ottobre del 2017, anche in questo progetto, quanta forza in più avrebbe potuto avere? Quanta efficacia in più avrebbe potuto avere questo progetto? Dobbiamo chiederci in ogni settore, in ogni momento della vita della regione, che cosa potrebbe cambiare se avesse quella giusta, legittima autonomia che il popolo ha chiesto con forza. Ecco, secondo lei, quindi, dal punto di vista dell'alimentazione, cosa potrebbe cambiare anche nella difesa, nella tutela dei prodotti? Ma lei capisce che il discorso dell'alimentazione tocca numerosi altri settori, che avremo qui infatti, oltre all'assessore all'agricoltura, l'assessore all'ambiente. Per esempio, noi in tema di ambiente abbiamo chiesto molto e non abbiamo ottenuto nulla. In tema di commercio estero è una competenza concorrente. Se diventasse una competenza esclusiva, come previsto dalla riforma della Costituzione, ci darebbe numerosi altri spazi per muoverci con maggior più libertà negli altri paesi europei e non. Quindi un tema trasversale, insomma. Assolutamente un tema trasversale, perché è chiaro che nel momento in cui devi rilanciare una zona affinché non solo chi l'ha abbandonata ritorni, ma altre persone abbiano un motivo per ritornare. Quest'area deve ritornare ad essere competitiva e attrattiva. Il modo per farlo è avere tutti gli spazi giuridici ed economici possibili per mettere in piedi una situazione di questo tipo, per favorire il ritorno di quelli che sono andati, ma anche attirare coloro che magari non ci pensavano, che oggi magari fanno fatica a trovare lavoro, occupazione, un lavoro, un'occupazione soddisfacente nei centri urbani, e magari in queste aree potrebbero trovare una svolta di vita. Stiamo seguendo effettivamente dei rischi, perché abbiamo seguito ad esempio col Diretti e l'allarme per la cimice, oppure per il coleottero giapponese, insomma c'è molta preoccupazione. Come difendere i nostri territori, come difendere le nostre eccellenze? Beh, guardi, le problematiche degli animali alloctoni sono all'ordine del giorno. Andiamo, cosa le devo dire, dai siluri al coniglio rosso, alle nutrie, ai cormorani, cioè è tutto un discorso che sta creando dei veri problemi nel nostro territorio. Come difenderli? Beh, ovviamente avendo degli spazi di manovra più ampi. E anche qui, guardi, le faccio una battuta. L'anno scorso Regione Lombardia ha approvato una legge per contenere il numero delle lotterie. Beh, persino questo tipo di legge c'è stata impugnata dallo Stato. Lo trovo francamente ridicolo. Questo è un progetto che è stato fortemente promosso dall'assessorato all'autonomia e alla cultura. Perché sottolineo questo? Perché c'è la parola autonomia e mi chiedo se la Lombardia, con
la sua forza, 10 milioni di abitanti, 24% del PIL, è riuscita in questo progetto transnazionale a fare molto. La domanda è che cosa avrebbe potuto fare se avesse avuto quell'autonomia che il popolo lombardo ha chiesto con forza il 22 ottobre del 2017. Cioè se avesse avuto maggiori poteri per interfacciarsi con altre regioni, con altri stati che inevitabilmente hanno maggiori capacità di manovra. Perché noi rimaniamo sempre nell'alveo delle regioni a statuto ordinario che difficilmente possono muoversi, possono legiferare, possono fare qualcosa che altre regioni o addirittura altri stati possono fare. Questa è una domanda che ci dobbiamo porre, perché è una domanda che diventa trasversale su qualsiasi progetto. Cioè la regione avrebbe la possibilità di essere efficace in questo e in tantissimi altri progetti transnazionali dove si come dire, misurerebbe da pari ad altre istituzioni nazionali o meno, pensiamo alla Germania, allo Stato federale, al Swaziland, oppure le regioni anche italiane a statuto speciale, dove potrebbe misurarsi alla pari con questi enti, e oggi non lo può fare nonostante la previsione del comma 3 dell'articolo 116, che in un modo o nell'altro i governi hanno osteggiato, dilatato, comunque a distanza di una riforma che ormai del 2001, quindi che ormai ha 20 anni, la Lombardia non ha visto legittimamente quello che sta chiedendo per avere più forza in questo e in altri progetti. Venendo più strettamente a questo tipo di progetto, io penso che si debba fare molto per recuperare lo spopolamento dell'Arco Alpino, che è avvenuto in anni in cui forse veniva completamente sottovalutato. Io ad esempio, e qui torno sul tema per una maggiore autonomia, in un altro campo mi sono occupato di estendere l'istituto del maso chiuso. Voi sapete che il maso chiuso consente nel Trentino di mantenere una deroga al diritto successorio e consente di mantenere unita la proprietà. Nel momento in cui una proprietà viene ereditata da due, tre, quattro fratelli, nessuno alla fine la sente sua, il valore economico di questa proprietà è normalmente piuttosto esiguo e nessuno la cura, con il risultato che tutto finisce un po', diciamo così, malore. Questo istituto che vige in Trentino consente che il primo figlio, oggi sia maschio che femmina, questo mi sembra doveroso, possa ereditare l'intero possedimento. Chi è unico proprietario di questo possedimento, ovviamente al di là del valore lineare dello stesso, lo curerà, ne avrà cura e lo renderà, come dire, il più possibile utile e fruibile. Oggi penso che salvaguardare, la popolazione per quella che è, sia una visione ormai mio, per progetti devono andare oltre. Il dire che c'è qualcosa, che la tradizione è vecchia, è una cosa francamente stupida. Oggi direi che la tradizione sta diventando qualcosa oltre che di nicchia, ma
moderno paradossalmente, perché persone intelligenti, persone laboriose, persone che hanno voglia, si stanno rivolgendo verso quest'area per cercare di recuperarla con forza. Quindi c'è un ritorno nelle aree montane di persone di qualità che sicuramente sanno e vogliono fare qualcosa di più e qualcosa di intelligente.